Allora io scusate, fammi un attimo passare, intanto do la parola a loro per la spiegazione. Salve a tutti, mi chiamo Marco Simone e rappresento la scuola Tor Carbone, precisamente una succursale al Samorante. Allora, quest'oggi proponiamo la cucina tradizionale cinese e per prima cosa inizieremo con dei ravioli alla carne. E la pasta è stata fatta con un semplice impasto di acqua e farina con un po' di sale, mentre il ripieno è stato fatto con carne di agnello, KGI, che sarebbe diciamo il nostro cavolo pezza, e cipollotto di medie dimensioni, e zenzero, zucchero, sale, e pepe e olio di salsa di ostriche. E per quanto riguarda invece le due salse, abbiamo la salsa più liquida che è stata preparata con aceto, zucchero e salsa di soia, mentre quell'altra più densa è stata preparata con burro di arachidi, e olio d'oliva e salsa Osin, che è la salsa che viene fatta per il pollo alla pechinese. Grazie. Salve, mi chiamo Riccardo Marigioli, faccio parte della classe 4M. E questo qui è l'ultimo dei nostri piatti della cucina tradizionale cinese, si chiama Magai Nado Dolce. È un piatto molto semplice ma da un carattere abbastanza deciso. E questo piatto è fatto con una vista di maiale che viene marinata per minimo 15 minuti con la salsa di soia chiara, la salsa di ostriche, il vino di riso, zucchero e sale e il brodo di pollo cromato. Poi, dopo 15 minuti, viene aggiunto l'albume d'uovo per rendere più fluido il composto, e poi le singole fettine dei ragazzi del maiale vengono passate nella fibra di patate e poi fritte una prima volta a 160 gradi in olio di semi. Poi vengono asciugate e vengono rifritte a 190 gradi per 20 secondi. Dopodiché si passa con il wok a saltare tutte queste con questo maiale e viene aggiunta la salsa di dolce che è preparata con ketchup, salsa frigola di patate, salsa e vari ingredienti comunque tipici cinesi. Va mandato su. È un piacere di presentare la referente per l'istituto, la professoressa Marzia Righetti, che anche l'anno scorso ha collaborato con noi in questo progetto, se ci vuoi dire due parole. E buongiorno a tutti, è sempre un piacere partecipare a questi eventi organizzati dal dottor Simoncelli e dalla dottoressa Farrugia. E i ragazzi sono entusiasti, è un'occasione meravigliosa per confrontarsi e capire tante dinamiche anche attraverso la cucina, che poi è il nostro punto di forza. Quindi ci auguriamo di poter ripetere e di poter continuare questo percorso, e grazie ancora a voi per averci dato l'opportunità. Grazie. Grazie. Infine vorrei presentarvi Gianni Catani, che ha collaborato con noi in cucina con i ragazzi per la cucina cinese, e abbiamo oggi con noi anche il maestro Jin Shang. E davvero vorrei un applauso per entrambi, la disponibilità e l'entusiasmo.
brevemente anche a voi due parole su questa iniziativa. Intanto grazie tantissimo di essere qui, è stato molto emozionante. Con i ragazzi ho passato un'esperienza veramente unica, perché sono dei ragazzi veramente super interessati, super disponibili, veramente appassionati. Quindi lavorare con dei ragazzi che sono che si vede mentre si lavora, hanno una passione enorme quello che fanno, e soprattutto sono molto interessati a tutto quello che si è fatto, tantissime domande, curiosità, e veramente una bellissima esperienza. Quindi vi ringrazio tantissimo, per me sono molto emozionante, perché mi diverte tantissimo raccontare, emozionarmi insieme a loro, perché sono dei ragazzi stupendi dal punto di vista della capacità di assimilare e di interessarsi. Quindi vi ringrazio per questa bellissima esperienza. Gino, parla moltissimo, quindi comunque vi ringrazio. Grazie, facciamo finire. Sei stata bravissima, non ce la farò mai a parlare con te. Io voglio solo ringraziare la Scuola Gioberto e Tor Carbone, devo ringraziare i professori soprattutto, che so che non è facile insegnare la cucina e la ristorazione in assoluto, che ci preparano queste ragazze e dopo ce le mandano nei nostri ristoranti. Con Giuseppe, con il collega, abbiamo detto una parola, tutto quel che hai detto è fantastico, è giustissimo, però c'è un'altra parola, è il tempo. Vorrei sottolineare a queste ragazze il tempo, non dovete correre, non c'è una data, non c'è un'età per diventare cuoco o chef. Si impara col tempo, ascoltando, rubando con lo sguardo, mettendosi a fianco dei grandi professionisti. La cucina si trasmette da uomo a uomo, non soltanto guardando, ahimè, lo devo dire, la televisione e su internet, perché la cucina non è uno show, la cucina è un lavoro come la ristorazione. Ci tengo a precisare, perché troppo spesso questi ragazzi sognano e pensano che sia come queste talk show, molto più facile. Chiuderò con il vincitore. C'è un vincitore per poco, non perché sia più bravo, ma per dare uno stimolo a tutte le due scuole, e il vincitore è Tor Carbone. Dai. Anche gli altri. Alzali in alto, Mary. Vabbè, ringrazio i giudici a nome della mia classe, della mia scuola, di questa grande opportunità mio, diciamo, è di tutti questi. E di questa grande opportunità ringrazio lo chef Gianni e il maestro Jing. E questa vittoria, diciamo, non è solo nostra, perché anche secondo me Gioberti ha partecipato e hanno vinto anche loro. Certamente. Quindi grazie a tutti. Facciamo un attimo una foto, chef, un secondo, facciamo una foto. Grazie.